Comunque io non posso partire, che non capisco come si mette le. Ciao a tutti ragazzi, sono Vishovi, oggi siamo andati su Kingdom Hearts Re Chain of Memories, tralasciando il livello altissimo che si è visto nella schermata di salvataggio. Vi spiego e perché il fatto che siamo ancora nella fortezza squadra, adesso vi spiego un paio di cosette. Ma prima, l'ultima volta, perché devo dire quello che è successo l'ultima volta come al solito, per chi l'avesse visto gli scorsi episodi ragazzi, come posso dirla in breve, abbiamo completato i piani, che dove sono? Bene, ragazzi, sono sempre bravissima a riassumere. Abbiamo completato i piani 8, 9 e 10. E adesso siamo al piano 9 perché nel off camera sono dovuta livellare tantissimo. Come vedete, sono arrivata fino al livello 56. Perché nella foto? Perché ho livellato il piano 9 e non al piano 10? Ragazzi, perché nel bosco dei 100 acri non ci sono combattimenti. Infatti, è molto più tranquillo di tutti quello di Winnie the Pooh. E perciò siamo a un piano. Siamo oggi ripartiamo da un piano più basso perché per l'appunto questo è l'ultimo salvataggio che ho fatto dopo aver finito di livellare a bestia. Poi dopo aver coperto, nel mentre che completavamo questi piani, sono successo un paio di cosette. Innanzitutto Sora si è dimenticato di Kairi. Primo, si è dimenticato di Kairi e ha posto su adesso i suoi ricordi c'è Namine, questa ragazzina dai capelli biondi che è tenuta prigioniera dai membri dell'organizzazione misteriosa in cima al castello. Tra l'altro, abbiamo scoperto questi essere dei nessuno nei precedenti episodi, che nessuno vi ricordo essere questi cosiddetti esseri che non dovrebbero esistere, sono dovrebbero essere ciò che rimane di una persona quando questa apre il suo cuore all'oscurità e questo quindi viene mangiato dagli Heartless. Ecco, vi ricordate le pagine che avevamo letto alla fine dell'ultimo episodio del gameplay su Kingdom Hearts Remix? Ecco, quella pagina proprio ne parlava di nessuno e effettivamente sono gli antagonisti principali in questo secondo titolo della saga di Kingdom Hearts. Ok, poi dopo, l'ultima, poi dopo, sono successo un paio di cose, abbiamo finalmente visto in faccia il signore del castello che è Marluxia, quello che non so se vi ricordate che avevamo visto anche all'inizio, però con il cappuccio tirato su, quindi non potevamo vederlo in faccia. Abbiamo finalmente visto in faccia dopo una discussione tra lui e altri, tra nessuno. E l'ultimo episodio l'abbiamo concluso con una sconfitta tremenda da parte del terzo nessuno che ci siamo dovuti ritrovare contro, ossia Vexen, che è il nessuno dell'elemento ghiaccio. L'abbiamo potuto intuire benissimo dagli attacchi che mi ha tirato durante quel combattimento dello scorso episodio, durato ben 3 secondi. Soprattutto per questo attacco infamissimo che mi congelava. Parlando di questo attacco infamissimo, ragazzi, ci ho riflettuto ieri sera, ho riflettuto parecchio sulla strategia da potermi giocare da questo punto in poi del gioco, soprattutto con Vex in questo caso, perché ragazzi siamo praticamente agli sgoccioli del pre-al, siamo praticamente agli sgoccioli, siamo vicini al primo completamento di Chain of Memories. E tra l'altro in questi giorni c'è stato un cambio, tra l'altro c'è un cambio brusco di programma, probabilmente negli ultimi giorni di agosto non vedrete alcuni episodi uscire perché ieri c'è stato stesso un casino, non ho potuto registrare degli episodi e perciò oggi registro 4 episodi come al solito, però così facendo non arriverò a riempire tutti i giorni di agosto. In compenso, visto che ho solo oggi e domani per registrare prima che inizi la mia pausa estiva, che ovvero il mese di agosto, ho intenzione di completare almeno per la prima volta Chain of Memories, così poi dopo a settembre ripartiamo con calma con il doverlo ricompletare per la seconda volta. Perché ragazzi dovremmo completare Chain of Memories per la seconda volta prima di iniziare il nuovo programma di gameplay? Beh ragazzi, perché la seconda volta che si gioca a Kingdom Hearts Chain of Memories, in teoria si gioca con un altro personaggio che ormai non sto qui a fare troppo misteriosa, Riku. Cioè, la seconda volta che giocheremo a Chain of Memories, giocheremo con Riku. E lì le cose saranno un po' diverse rispetto a quanto stiamo giocando con Sora adesso. Allora, tornando alle strategie di combattimento, perché almeno in questo episodio l'obiettivo principale di questo episodio oggi è battere Vex, che l'ultima volta appunto siamo durati ne un minuto e mezzo siamo durati, ma forse neanche. Allora,
La pecca di Vexen è che abbiamo visto armato di uno scudo e guardando il video ho notato che di questa cosa non me ne accorgevo mentre giocavo, ma apparava circa la metà dei miei attacchi e ho capito che la tecnica migliore per colpirlo è a suon di utilizzare fermacarta come se non ci fosse un domani. Il fermacarta, ragazzi, si attua quando tutti giocano una carta di valore più alto della carta del nemico che in quel momento sta giocando, quindi quando lui gioca una carta io mi gioco tre carte di un colpo solo, quella tecnica ormai che abbiamo imparato a essere la tecnica degli attacchi combo della cura carta, perché non solo è sicuro che quell'attacco è possibile da fermare a meno che non mi giochi una 0 contro, ma anche per il fatto che appunto se io gioco le carte nel mentre che lui sta attaccando, lui viene stordito e riesco a colpirlo. Poi parlando ragazzi di fermacarte, allora non posso fare ovviamente nulla contro le carte zero, in compenso ho cercato off camera di mettere delle carte con il numero più alto possibile. Ho giocato tutte le carte del negozio Mogwai che avevo a disposizione e mi sono messa come obiettivo di rendere il numero 6 per le carte il numero minimo appunto per le carte d'attacco, perché ragazzi perché ragazzi poi dopo ho deciso di rendere il 7 il numero minimo, ma avevo finito le carte del negozio Mogwai purtroppo, e quindi alcune carte da 6 sono rimaste. Perché ragazzi, sistemando le carte così come l'ho sistemata adesso, è saltato fuori che la somma minima che salterà fuori quando combatteremo sarà al massimo 19, però c'è una combo qui di carte che arriva addirittura fino ad avere un attacco che arriva addirittura a fare 26 punti, quindi insomma era per dire che ho cercato off camera di mettere carte dal valore più alto possibile, di modo che quando gli altri nemici ci si giocano anche loro un accumula carta, almeno più alto è il numero delle carte che mi gioco assieme, più è probabile che gli altri non arrivino a superare il mio numero. Poi dopo, vabbè, è ovvio che sicuramente il boss finale mi triggerà 150.000 volte. Poi ragazzi, non so se avete notato, sono riuscita ad arrivare a 55 carte. Infatti adesso le carte attacco solo bene una, due. Oddio, chi è? Ok, ragazzi, è successo un casino, mi sono completamente dimenticata quello che stavo dicendo prima. Comunque, ah sì, stavo dicendo, ah sì, ho sistemato, sono riuscita ad arrivare ad avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ho in totale sono arrivato, salendo di livello, ad avere abbastanza punti carta per avere ben 33 carte d'attacco più 2, perché poi ragazzi qui finalmente sono riuscito a mettere l'elisir. E ora mi starete chiedendo: Giada, ma perché non hai messo anche il mega etere? Perché ho realizzato che quando usi il mega etere ti dà solo energia. Io l'energia di molte magie offensive non ne ho, tra l'altro questa qui dopo durante il prossimo scontro boss sarà completamente inutile, perché se tiri una magia ghiaccio da un nemico di elemento ghiaccio gli ridai vita e basta, quindi vedrò di tirare il Blizzard da qualche parte, sicuramente non contro il boss. Poi dopo ragazzi sono riuscita a mettere ben 3 energia, ecco chiamiamoli così, accompagnati da magie elementali. L'ultima penso che sarà quella più, come si dice, utilizzabile, la più, come si dice, oddio raga, non mi viene in termine, più maneggevole, mi vedi, di tutte quante, perché la magia fuoco, e fuoco si sa che quando lo tiri va dritto verso il nemico, con una precisione da cecchino. Poi ragazzi, vedete che ho tolto dalle carte nemico, ho lasciato solamente la carta, ho tolto la carta dello Shadow e del soldato aereo. Questo perché dello Shadow ho capito che cosa vuol dire, che aumentare di un'unità il numero di tutte le carte, vuol dire aumentare il numero delle carte, adesso sono 55, quando faccio ricarica diventa 56, se non ne gioco nessuna, avete capito? Ho capito che non ne vale la pena ricaricare di continuo le carte per avere sempre un numero di carte in più. Poi ho tolto il soldato aereo che mi permetteva di ricaricare nel mentre che mi muovevo in giro, perché io non istintivamente non continuo a muovermi nel mentre che ricarico, mi fermo perché devo vedere anche in giro di stare attenta. Metti che mi muovo, vado a sbattere contro un tipo una lancia, una palla di fuoco, qualcosa che mangia il nemico, quindi è molto meglio se recupero stando ferma. Ho messo più invece piuttosto il Defender, la carta del Defender, che è la carta che diminuisce tutti i danni fisici subiti dai nemici finché perlomeno non si ricarica per la prima volta il mazzo. Quindi
tutto chiaro, speriamo bene di non avere troppi problemi, mi muovo più velocemente salendo a suon di rotolamenti, ma questi sono dettagli. Tra l'altro ho aumentato un pochino anche i punti vita, vedete che adesso sono 365. Quando arriverò a 400 mi chiedo come sarà graficamente la barra vita, ma ok, intanto avete visto che già si sta allungando, quindi... Allora, ora, siccome non... siccome il... lo scontro con Vexen stava proprio all'uscita del PO 10. Non possiamo teletrasportarci all'uscita del PO 10. Dobbiamo rifarci qui tutto quanto il piano 9 adesso perché. La carta fuoco, grazie. Faccio fuori un po' tutti i vasi qua perché potrebbe esserci pieno. Alcuni danno anche punti mogui. Ecco, dei punti mogui mi servono. Non so ragazzi, comunque siamo agli sgoccioli della storia con Sora, quindi entro 5-6 episodi forse riusciremo ad arrivare al boss finale se tutto va liscio. Ma credo proprio che non finirà tutto liscio. Comunque entro questi 8 episodi che registrerò oggi e domani, spero ovviamente di finire almeno per la prima volta il gioco, così poi dopo a settembre ripartiamo a registrare gli episodi con la storia di Riku che... E poi partiamo con calma, perché sinceramente, con tutta onestà, iniziare un gameplay e poi riprenderlo, iniziare... Dio, è un trombone, pensavo fosse qualcuno stava parlando negli altri appartamenti. Stavo pensando, stavo dicendo, cos'è che stavo dicendo? Oddio, stavo dicendo, sinceramente, iniziare un gameplay prima della pausa estiva e riprenderlo quindi un mese dopo, sinceramente non la trovo molto comoda come cosa, quindi meglio andare. Ah sì, è vero che c'è il filmatino qui, saltiamo la scena. Bambi, si è ottenuto Bambi, è vero. E saltiamo la scena anche qui. Ragazzi, se vi interessa le cutscene, andate a vedervi lo scorso episodio che lì ci sono. Vado direttamente allo scontro qua. Allora, quindi la tecnica è sì, aspettare che lui giochi una carta. Eccolo qui l'infame. Tablet, stai su. Allora. L'ho sempre detto io. Odio la gente con lo scudo. Vai, vai, vai. Cacchio, però devo essere veloce quando... vabbè. Vai, vai, su. Vedete che i fermacarta stordiscono la gente, no? Il problema è che... Ma contano i danni che tira come danni... Vai, fermacarta. Raga, il bello è che devo anche guardare per essere sicura. Eh sì, ma che culo, raga, che culo, l'ho bloccato. Questo comunque è tipo l'attacco più infame che ha, eh. Vai, 10, 10. Secondo me raga gioca attacchi combo con un numero basso apposta, perché è proprio l'unica tecnica che è. Aia, che male. 23, no, 29. Oh no, si ce l'ha fatta, no, cazzo. Ma aiuto. Veloce, curati. Dai, bravo Paperino. Hai capito tutto. Le fulminate, le palle di fuoco. Vai, 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 vai. Bravo, curami, curami, curami. Curami, curami. Vai. Adesso ti è il gelo, lo so io. Aiuto. È bruttissimo sto attacco perché non si può bloccare, cioè se non hai abbastanza... Aia! Cavaca, ragazzi, ce la possiamo fare entro questo episodio a vincere. Oh, porca vacca, raga. Niente. Devo proprio aspettare che... Mi sa che sono morta! Madonna! Madonna, l'ho schivato! Si può schivare, ma che cacchio ne sapevo io? Niente. No, vedi che comunque devo aspettare che... Ecco, fa un attacco perché altrimenti... Vai, 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 veloce! Ok. Vabbè, questo qui è il boss da battere con il fermacarta, seriamente. Come rende utile, ragazzi, il fermacarta? Vai, tu e i tuoi esperimenti dell'elo. No, che scema! Oh, che scema, che scema. Mi hai dato degli imbecilli, aghi ghiacciali. Oh, oh, oh.
Curati, bravo. Aspettate. Oh! No, porca vacca! Devo capire quando sta per fare l'attacco. Ok, perfetto. Aghi glaciali, vai, 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 vai. Oddio, 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 raga, sono l'ansia, aspettate. Ok, ok, ok. No, bodo, porca vacca, ragazzi, veramente sto attacco lo schivo. No, raga, no, raga, stai caricando le carte. Ok, raga, l'ho colpito, attenzione. Oh, no, Dio santo. Vabbè. Beh, comunque, raga, si vede la difesa alta che dà il defender, perché non mi fa troppo male. Non ho capito, raga, come si schiva sto attacco. Non l'ho capito, è troppo veloce. Volevi, tu volevi. Madò! Madò! Sì, alla prima! Sì! La rivincita assoluta nei confronti della sconfitta flash dell'ultima volta. Non mi danno carte stavolta, ma giustamente non potevo andarmi la magia a zero, ce l'ho già. Cosa, le mie strategie? L'altro lato del cuore, questa è interessante, questa cosa che ha detto, eh? Perché quel mondo lì non l'abbiamo mai visto. Questa qui non l'abbiamo mai visto, questa location. Ho preso la mossa in compenso e parato la sua abilità. Gelo, bufera, devi lanciare due blizzard e... Stop. Stop, è l'unica magia che ancora non c'è. Crepuscopoli. Mai sentito nominare questo mondo. Bene, ragazzi, stiamo proprio... il fastidiosissimo suono dello status agonia. L'altra parte del tuo cuore. È lì che vanno le cose che dimentichi? Oh, un brutto presentimento, dobbiamo stare attenti. Sì, infatti so già spoiler che sta per partire subito il secondo round, quindi... cutscene, attenzione, siamo tornati qua. If Sora disappears, that would mess up the organization's plans. I trust that you know what you need to do. Haven't a clue, really. Maybe you could spell it out for me. Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. You must eliminate the traitor. No taking that back later. Perché ci ha... Perché giustamente per quel gesto che ha fatto prima del... Ha tenuto reggere perché ci ha dato questa carta. Chissà che fa questa carta. Come al solito evoca un mondo. È vero effettivamente, ragazzi. È vero che abbiamo finito tutte le carte mondo. Questa è l'unica che abbiamo ancora. Quindi Vex ha tenuto organizzazione perché ci ha dato questa carta, a quanto pare, da quanto pare, sì. Vedi a fare il test tua dove vai a finire? Scemo. Va bene, comunque l'ho già detto che c'è un secondo scontro, sì, quindi ok. Se si comporta esattamente come si è comportato fino ad adesso, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Non ho capito ancora come si scriva quell'attacco là del ghiaccio. Che mi ricordava molto quello del titano del ghiaccio nel primo gioco, però più inschivabile.
Perché io schivo, 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 ma comunque li prendo lo stesso, che cacchio. Bel posto. Caspita, dove siamo, Sora? Bello, cos'è un tram? Non lo so, non sono mai stato qui. Questo è uno. Neanch'io. Questo è uno dei famosi ricordi che Sora non dovrebbe avere. Ma non è possibile! Finora siamo stati solo nei luoghi dei ricordi di Sora! Può darsi, ma questo proprio non me lo ricordo. Forse ho dimenticato che questa città è sempre al resto. È terribile, i nostri ricordi sono praticamente spariti. Andrà tutto bene. Guardate questo. Sì. Porta fortuna. L'altro porta fortuna. Il porta fortuna di Namine. C'è un ricordo speciale legato a esso. Sì. Pronto? Una sera, quando io e Namine eravamo piccoli, ci fu una pioggia di meteore. Namine iniziò a piangere. Disse: "E se una stella cadente colpisse l'isola?" Allora io risposi: "Se la stella cadente dovesse arrivare fin qui, la rispedirei nello spazio." E mentre roteavo la mia spada giocattolo, Namine sorrise e disse: "Grazie." E poi mi diede questo. Sora, mi dispiace tanto. Tutto questo a causa mia. Beh, questo è un ricordo talmente elaborato che proprio faccio i complimenti a qui al castello per averglielo messo in testa. Namine disse che lo aveva da quando era una bambina. E l'ha data a te? Oh, che dolce! Già, così le promisi: d'ora in avanti io ti porterò fortuna e ti proteggerò. Ma poi un giorno Namine se ne andò, e per tutto questo tempo mi sono scordato di lei. Forse ragazzo scema io, che ho visto solo dei pezzi delle storie degli altri Kingdom Hearts, e dico che in realtà l'infanzia se l'è inventata, ma forse Namine effettivamente solo l'ha conosciuta durante la sua infanzia. L'ho davvero delusa. Vabbè, chiave del principe, ok ragazzi, le risposte le sapremo senz'altro se arriveremo alla fine del mondo. Comunque da qui al prossimo episodio probabilmente Vex farà una brutta fine, ma va bene. Allora, Twilight Town, no, che bello il nome in inglese di sto posto. Carta, allora, stato sconosciuto. Allora ragazzi, vediamo un po' di giocarci un po' di carte mica tanto impegnative perché mi sono distrutta nei 2 giorni di ieri e l'altro ieri nei sedili di livello, quindi giochiamoci carte normali. Giochiamoci solo carte verdi, ho deciso. E vai, ma oh, attenzione. Allora, vediamo. Tanto vabbè, i diatessi in questo gioco sono. No, in questo mondo sono normali, vedo. Io ho le carte più potenti perché ho giocato la carta che dice che quando attacchi per primo sei più potente. Vai Cloud! Posto! Tra l'altro ragazzi, negli scorsi episodi mi sono tremendamente dimenticato di dare una lettera a Grillario, quindi Grillario ce lo leggeremo alla fine del secondo episodio di domani e ci leggeremo un bel po' di voci. Perché, cioè, dobbiamo leggerci tutte le voci che non ho letto in quegli episodi, quindi. Comunque io ormai non vado più a tipo di carta, ragazzi, nel mazzo, vado a numeri. Beh, ovviamente se la carta è fatta coccino la uso. Sempre da C più in su gli attacchi. La potenza d'attacco, scusatemi. Oh, Treco Sospirato, mi mancava la Treco Sospirato. Vediamo il mappamondo dove sono le stanze d'oro. Allora, di qua non si va da nessuna parte, fantastico. Allora, ma ci sono solamente due. Ma è piccolissimo questo mondo. Allora, aspettate, andiamo di qua. Ok,
Raga, ma è piccolissimo questo mondo. Ci sono solamente due porte d'oro. Vabbè, sì, vabbè. Io avrei voluto andare a cercare la porta, signore, ma va bene. Guarda, ha fatto i capri, ha incazzato il soldato. Guarda, che palle! Non mi fa toccare, fa, che palle! No, scusate, stavo ripensando a una cosa che ho fatto prima quando ho dovuto improvvisamente mettere in pausa. Scusate, scusate, ho la testa un po' tra le nuvole. Oh, a posto. Ho un buio dormiente, bello. Dove cacchio sta la porta? Sta qui in alto o sta qua su? Sto con sto palo? Ah, c'è la scala, ma che cacchio. Giustamente. O c'è una piattaforma che ti fa saltare o c'è una scala. Ok. Vediamo ragazzi se il mio fiuto colpisce ancora. Vediamo se la prossima stanza c'ho la porta dorata e quella è la porta della verità. No, perché per chi non sa avesse capito la battuta, puntualmente mi capita sempre di mettere la cerca sospirata prima della porta della verità. Vediamo. No, questa è la porta del tesoro. È la porta del tesoro. Ma no, scusatemi un secondo. C'ho un dubbio esistenziale. Ma scusatemi un secondo. Ma se nella mappamondo mi dicono è impossibile che appaiano altre stanze più avanti, perché cazzo c'è solo una porta? Oh, beh, ragazzi, mi sa proprio che tutto questo lo scopriamo nel prossimo episodio, perché siamo a 27 minuti. E quindi fermiamo l'episodio qui. E nel prossimo vediamo cosa ci aspetta, cosa ci attende dall'altra parte dall'altra parte della porta del principio. Mi sa proprio che questo mondo lo finiremo in tempo zero nel prossimo episodio, perché non penso che ci saranno tante cutscene in questo mondo, visto che So non l'ha mai visto in vita sua, quindi in teoria non è che sorgeranno tanti ricordi. Comunque, boh, fermiamo l'episodio e nel prossimo vediamo cosa accadrà.